Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come: nel 1998 una bambina di 9 anni finì sulla prima pagina di un giornale, con un titolone a 9 colonne per una vicenda che fece discutere. Oggi, dopo 24 anni, quella stessa bambina è un'icona dell'Inghilterra, campionessa d'Europa osannata da un paese intero. Dopo 56 anni l'Inghilterra è tornata a vincere un grande torneo per nazionali, ponendo fine a un'attesa lunghissima che era diventata un'ossessione per gli inventori del calcio. Ci hanno pensato le leonesse domenica scorsa a Wembley a riverdire i fasti dei mondiali del 1966 vinti da Bobby Charlton e Jeff Hurst, trionfando nella finale dei campionati europei ai supplementari contro la Germania. In campo al centro dell'attacco c'era Ellen White, 33enne bomber del Manchester City, un'istituzione del calcio femminile britannico con 52 gol nella nazionale inglese, record assoluto, in 113 presenze. La White è stata schierata titolare in tutte le partite degli europei dal CT Serena Wiegmann, mettendo a segno 2 reti in 6 partite. La gioia di Ellen White col trofeo dei campionati europei. Precocissima l'implacabile Ellen, ha esordito in nazionale nel 2010 poco più che ventenne, arrivando adesso a solo una rete di distanza da Wayne Rooney per la corona di miglior marcatore in assoluto delle rappresentative inglesi. Così precoce che fin da bambina ha manifestato una schiacciante superiorità sulle coetanee, finendo anche al centro di una polemica, come testimonia la prima pagina di un giornale che nelle ultime ore è riemersa dal passato. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.